Riapre il palazzetto dello sport di via 25 Aprile a Sulmona dopo la visita dei vandali che risale allo scorso 29 dicembre. Il comune di Sulmona, al fine di restituire la struttura alle società sportive, ha provveduto alle operazioni di riparazione e interdetto l'area dove si erano registrati ingenti danni. In particolare, erano stati divelti i pannelli del controsoffitto all'interno degli spogliatoi. La stessa area riservata agli atleti all'interno della struttura è risultata allagata, con docce e rubinetti lasciati aperti in orario notturno, un atto vandalico che secondo il comune è stato posto in essere da persone che non hanno nulla a che vedere con le società sportive che quotidianamente fruiscono della struttura. Sulla vicenda sarà presentata una denuncia contro ignoti. Intanto la struttura, dopo alcuni lavori, è stata riaperta. Non potevamo lasciare gli atleti senza il palazzetto. Abbiamo interdetto solo una porzione dello stesso che riguarda gli spogliatoi, riferisce l'assessore comunale a Ramo Elio Accardo, che a breve varerà il piano di riqualificazione degli impianti sportivi.